Sì, Gloria a abbastanza. Dio, gloria al Signore, una grande gioia ancora essere riuniti nel meraviglioso Alleluia. nome di Gesù. Amen. E lui ha promesso, cari fratelli e sorelle, che dovunque ci sono due o tre nel suo nome, riuniti nel suo nome, lui è presente e lui è Amen. qui. Gloria a Amen. Gesù. Non importa le Amen. circostanze, le avversità, le negatività di questo mondo terreno, non importa quello che è successo mezz'ora fa, 10 minuti, ma quello che conta è che ora Gesù è qui con noi. Alleluia. Per parlarci, per Alleluia. benedirci e per fortificarci e per fare un'opera nuova nelle nostre vite. Amen. Noi abbiamo la certezza. Voglio che insieme facciamo una preghiera affinché Dio ci parli ancora, va bene? Amen. Possiamo pregare insieme in questo momento Gloria a affinché il te. Signore ci parli. Amen. Amen. Gloria a te, Signore Amen. Gesù. Amen. Alleluia. Grazie, Padre Celeste. Alleluia. Gloria a te, Siamo qui riuniti nel nome del tuo amato figliuolo Gesù Cristo. E ti chiediamo ancora, Padre, spandi il tuo Spirito Santo. Alleluia. Illuminaci ancora. Liberaci ancora da ogni peso, da ogni pensiero malvagio di questo mondo. Purificaci, Padre, col sangue prezioso del tuo amato figlio. Lava i nostri cuori, lava le nostre menti, lavaci da ogni contaminazione. Alleluia, siamo qui perché vogliamo ascoltare la tua voce. Alleluia, la tua parola. Alleluia, facci avere un cuore sensibile, Padre, per udire la tua voce, Padre, per ascoltare la tua parola, Signore, che parlerà per certo ai nostri cuori. Rispondi a ogni cuore che ha bisogno di una risposta, Padre. In questo momento parla in un modo chiaro, diretto, specifico ad ognuno di noi. Porta liberazione, porta guarigione, perché la tua parola è vivente ed efficace. Fai miracoli con la tua parola, fai cose potenti con la tua parola. Nel nome potente di Gesù Cristo, nel nome potente di Gesù Cristo, con la tua parola, Padre, noi ci umiliamo davanti a te, perché tu ci hai promesso: chi si abbassa sarà innalzato, e noi ci vogliamo abbassare sotto l'ombra delle tue ali, Signore, per ricevere da te ogni benedizione, ogni grazia, ogni risposta. Alleluia, benedici questa casa di questi cari fratelli, illumina questa casa, i membri di questa famiglia. Signore, fai cose grandi per la tua gloria in mezzo a noi, Padre. Alleluia! Nel nome di Gesù, dichiariamo la tua presenza, la tua gloria, il tuo regno in mezzo a noi, in questa casa e in ogni cuore che è qui presente. E ti ringraziamo nel nome potente di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia! Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Potete sedervi, cari. Voglio condividervi qualche verso della parola di Dio. Qualche verso della parola di Dio che il Signore mi sta mettendo in cuore su un argomento molto importante che Dio proprio adesso, mentre lo davamo, mi metteva in cuore. E voglio dare un piccolo titolo a questa riflessione che Dio mi ha messo in cuore. E il titolo è questo: non perdere di mira la potenza della risurrezione. Alleluia. Non perdere di mira la potenza della risurrezione. Alleluia. Gloria a Dio. Voglio leggere per iniziare nel Vangelo di Luca, capitolo 24. Amen. Vogliamo leggere qualche brano che il Signore mi ha messo davanti per la sua gloria e per la nostra edificazione. Amen. Perché la parola del Signore ci edifica. Luca 24, vogliamo leggere qualche verso, cominciando dal verso 13. Alleluia. A Dio sia la gloria per la sua santa parola. Amen. Dice così: Or,
In quello stesso giorno, due di loro, cioè due dei discepoli, se ne andavano verso un villaggio di nome Emaus, distante 60 stadi da Gerusalemme. Ed essi parlavano tra loro di tutte, alleluia, di quelle cose che erano accadute. Verso 15. Or avvenne che, mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro, Gesù disse loro, ma che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete mesti? Perché siete tristi? E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse, sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro, quali? Essi gli dissero, le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Ora, noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Amen. Fino a qui, cari fratelli e sorelle. Amen. Questa è una parola che ci deve far riflettere. Amen. Potete sedervi, potete sedervi. Gloria a Dio. Questa è una parola che ci deve far riflettere perché questi due uomini erano discepoli, non erano increduli, non era gente che viveva nel mondo, nel peccato, diciamo, ma erano discepoli, cioè questi due uomini avevano avuto in qualche momento della loro vita un incontro con Gesù Cristo, come ognuno di noi. Alleluia. Tutti noi, penso, o spero, che abbiamo avuto un incontro con Gesù Cristo. E se qualcuno di noi ancora non l'ha avuto, oggi può essere la sera giusta. Alleluia. Per avere un incontro con Gesù Cristo, colui che è la vita, colui che è la luce e colui che è la risurrezione e la vita. Noi dobbiamo avere un incontro con Gesù Cristo. Amen. E ogni giorno rafforzare quel contatto con Gesù Cristo. Ogni giorno noi che siamo credenti, siamo cristiani, siamo discepoli, non voglio dire evangelici perché molti si chiamano evangelici ma non camminano nella retta via del Signore. Cioè essere evangelici oggi purtroppo è diventato un nome come di una qualunque religione, ma noi dobbiamo essere discepoli di Cristo. Uomini e donne che camminano alla luce della sua parola, che vivono in contatto con lui, che vivono in comunione con lui, che camminano per lo Spirito. Alleluia. Questi due discepoli purtroppo si erano raffreddati. Da quello che abbiamo letto qui, loro si erano sviati in un certo modo dalla buona strada del Signore. Infatti il primo verso che abbiamo letto dice che loro se ne andavano verso un villaggio lontano, distante da Gerusalemme. E questo vuol dire che loro si stavano allontanando, alleluia, dal luogo dove Gesù doveva risuscitare. Loro si stavano allontanando dal luogo dove Gesù era morto. Noi non possiamo allontanarci dalla croce. Noi non possiamo allontanarci dalla verità della risurrezione. Noi non possiamo allontanarci dal luogo che Gesù Cristo ci ha indicato. Amen. E sto parlando di un luogo spirituale, non di un luogo materiale.
Noi non possiamo allontanarci dalla presenza di Dio. Noi non possiamo dimenticarci delle promesse di Dio. Ma purtroppo questi due discepoli si erano dimenticati delle promesse del Signore. Gesù innumerevoli volte aveva loro detto, aveva loro preannunciato che lui doveva morire, ma che doveva anche risuscitare. Che lui doveva morire, ma che al terzo giorno sarebbe risorto. Sì. Alleluia. Ma purtroppo questi discepoli si erano dimenticati di tale promessa. Alleluia. Si erano dimenticati della risurrezione, della promessa della risurrezione. L'apostolo Paolo, ispirato da Dio, disse, ve lo leggo, Prima Corinzi capitolo 15, voglio essere breve, rapido, con l'aiuto del Signore, dice, Prima Corinzi 15, 19, se noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Se noi speriamo in Cristo solo per questa vita, siamo i più miserabili. Quei due discepoli avevano perso di mira la risurrezione di Gesù Cristo. Ecco perché si stavano allontanando da Gerusalemme. Si stavano allontanando dalla presenza del Signore. Per noi Gerusalemme rappresenta la presenza del Signore. Per noi Gerusalemme rappresenta il luogo dove il Signore si manifesta. Alleluia. Alleluia. Gesù aveva detto pure ai discepoli, non vi allontanate da Gerusalemme, vi ricordate? Ma rimanete a Gerusalemme. Amen. Non vi allontanate da Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Perché Gerusalemme era il luogo dove doveva compiersi una grande promessa, la promessa del Padre, che era la discesa dello Spirito Santo, che fino dai tempi antichi fu profetizzata e che si doveva adempiere. Gesù Cristo aveva parlato loro, fratelli, a faccia a faccia. Pensate un po', quei discepoli avevano avuto l'onore, il privilegio, la gioia di ascoltare Gesù faccia a faccia, eppure loro si dimenticarono. Pensate quanto più noi dobbiamo vegliare. Dobbiamo stare attenti a non dimenticarci le promesse del Signore. Amen? Amen. Le promesse che il Signore ci ha lasciato per mezzo della Bibbia, ma anche le promesse che Gesù ci ha parlato direttamente ai nostri cuori. Amen. Amen. Ti voglio dire questa sera, non ti dimenticare delle promesse del Signore. Amen. Delle promesse del Signore. Alleluia. Perché le sue promesse sono sì e amen. Alleluia. Le sue parole sono veraci. Non venire meno nella fede. Non ti scoraggiare, non dare spazio allo sconforto, al dubbio. Non lasciarti ingannare, non lasciamoci ingannare dai dardi, dalle frecce del nemico. Spesse volte nei momenti di difficoltà il nemico ci lancia le sue frecce contro la nostra fede, contro la nostra vita spirituale, ci lancia i suoi dardi per colpire la nostra mente, la nostra fede. E nei momenti difficili il diavolo arriva e ti dice, ma sarà vero quello che ti ha detto Dio? Ma sarà vero quello che hai letto? Ma sarà proprio così? Ti voglio dire, è così, gloria a Dio. Amen. Amen. Alleluia. È proprio così. Amen. La parola del Signore è verace. La parola di Dio è veritiera. Perciò non venire meno nella fede. E non ti allontanare da Gerusalemme. Gloria a te, Signore. Gerusalemme rappresenta il luogo dove Dio manifesta la sua gloria. Amen. Alleluia. Dove il Signore compie le sue promesse. Alleluia. Dove noi possiamo ricevere la pienezza dello Spirito Santo.
rimanendo a Gerusalemme, cioè nella preghiera, nella fede, in comunione con Cristo, aspettando fiduciosamente l'adempimento delle sue parole nella nostra vita. Alleluia. Amen. Stai tu aspettando l'adempimento delle sue parole? Alleluia. Vuoi vedere tu con tutto il cuore il realizzarsi delle promesse di Dio nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa? Il Signore ci ha fatto tante promesse, fratelli, e noi non dobbiamo mai perdere di vista le sue promesse. Non dobbiamo mai perdere di vista la potenza della risurrezione. Paolo diceva a Timoteo, il suo amato figlio nella fede, è scritto nella seconda lettera a Timoteo, alleluia, capitolo 2, al verso 8, dice così: ricordati, alleluia, ricordati, non ti dimenticare, ma ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti. Alleluia. 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 Secondo il mio Evangelo. Amen. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, esortava Timoteo a non dimenticarsi che Cristo era risorto. Alleluia. Fratelli, perché nella risurrezione di Cristo c'è la vittoria. Amen. Amen. Gloria a Gesù. Ditemi voi, Signore, a cosa sarebbe servito se Gesù, dopo essere morto, fosse rimasto nella tomba? Sarebbe ancora lì. Il Vangelo non avrebbe potenza, non avrebbe efficacia. Ma siccome lui è risorto, alleluia, siccome lui è risorto, lui ha sconfitto le potenze delle tenebre. Lui ha sconfitto la morte. Lui ha sconfitto il peccato. Lui ha sconfitto le conseguenze della morte. Perché al terzo giorno, alleluia, il suo corpo che era morto risuscitò dai morti con la gloria e la potenza del Padre. Amen. E tramite la sua risurrezione noi oggi abbiamo la vittoria. Alleluia. La vittoria. Perché Cristo è risorto. Ecco perché nell'isola di Patmos, quando Giovanni si trovava in quella sofferenza, in quella tribolazione, era incarcerato, Gesù risorto apparve a lui. E gli apparve nella gloria, pieno di gloria. E Gesù gli disse: Giovanni, non temere, io ero morto, ma oggi sono vivo. Amen. E vivo nei secoli dei secoli. Amen. E io sono l'Alfa e l'Omega. Non temere, fratelli, perché quando noi ci ricordiamo della risurrezione, il nostro spirito, la nostra anima rivive. Amen. La nostra anima si fortifica nella potenza della risurrezione, fratelli. Amen. Nella potenza della risurrezione. Paolo diceva: io voglio conoscere la potenza della risurrezione. Gloria a Dio. La potenza della risurrezione. Perché quando noi afferriamo, fratelli, la potenza della risurrezione, noi possiamo vivere una nuova vita con Cristo. Possiamo vivere una nuova vita in Cristo. Una vita spirituale. Una vita di vittoria. Alleluia. Una vita di risurrezione. Una vita di vittoria contro il peccato. Contro la morte spirituale. Contro le malattie, fratelli e sorelle. Perché siccome Cristo è risorto, il corpo di Cristo è risorto, e oggi noi siamo il corpo di Cristo, la Chiesa. Amen. Nella Chiesa, nella tua vita, nella mia vita, non ci può essere morte spirituale. Non ci può essere buio spirituale. Non ci possono essere malattie spirituali. Non ci possono essere peccati che ci incatenino. Perché il risorto vive in noi. Amen. Il Santo dei Santi vive in noi. Alleluia. Ma tu devi afferrare. Alleluia. Devi afferrare, fratello e sorella. Devi aggrapparti a Cristo risorto. Amen. Alleluia.
dobbiamo aggrapparci alla potenza della risurrezione. Un altro brano che Dio mi faceva ricordare, Romani capitolo 8, il Signore me l'ha fatto ricordare poco fa, è un brano potente. Romani 8 dice, ascoltate, verso 11, alleluia, e se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti, vedete, lo spirito di colui, cioè del Padre, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi. Colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Amen. Fratelli, perché il nostro corpo oggi è il tempio dello Spirito Santo. Amen. E dentro i nostri corpi, dentro di noi, amen, c'è lo Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo. Perciò noi nel nostro corpo, noi non possiamo accettare, noi non possiamo tenere delle cose che vengano dal peccato, dalla morte. Noi non possiamo accettare, fratelli, perché il nostro corpo oggi è stato vivificato. Prima eravamo morti nel peccato, ma oggi siamo vivi in Cristo. Amen. È lo spirito della risurrezione, gloria a Dio, che è una grande potenza. Alleluia. Una potenza infinita, soprannaturale, vive in noi, fratelli, è la verità. Ma il diavolo ti vuole far credere, ma non esagerare, non è vero, ma non credere, ma non è così. Invece la Bibbia ci insegna che è così. Che in noi c'è la potenza della risurrezione. Se Cristo vive in noi, se lo Spirito di Cristo vive in noi c'è la potenza della risurrezione. E tramite quella gloriosa potenza di risurrezione, noi possiamo sconfiggere, fratelli, qualsiasi male. Gloria a Dio, se tu hai fede, Rama Kandarama, se tu hai fede, se tu afferri la potenza della risurrezione, non ci sarà pensiero negativo, non ci saranno dubbi, non ci saranno demoni, non ci saranno spiriti, non ci saranno debolezze, non ci saranno peccati, non ci saranno vizi, non ci saranno malattie che potranno sconfiggere la tua vita. Se tu cammini nella potenza della risurrezione, se tu sperimenti la potenza della risurrezione. Romani 6 dice pure, guardate rapidamente, Romani 6, alleluia. Versetto 5 dice: poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Amen. Dio ci ha chiamato, cari fratelli e sorelle, a essere partecipi della risurrezione di Cristo. E vi voglio dire, questa risurrezione spirituale è già venuta in noi. Amen. Perché noi eravamo morti nel peccato, ma siamo risorti con Cristo. Amen. E siamo diventati uomini nuove, nuove creature. E oggi la potenza della risurrezione di Cristo è già in mezzo a noi. Amen. 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 Gloria a Dio. Gloria a Dio. Se noi siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, ti voglio chiedere, nell'amore di Dio, sei stato unito a Cristo in una morte simile alla sua? Amen. Affinché noi sperimentiamo la potenza della risurrezione, l'uomo vecchio deve morire. Amen. I vecchi desideri devono morire. Amen. Il vecchio orgoglio deve morire, fratello e sorella. Il vecchio carattere, vedete, a volte nella mia vita vengono dei contrasti con il vecchio carattere, il vecchio uomo, ma io lo devo combattere. Amen. Con la fede. La Bibbia dice: spogliatevi dell'uomo vecchio, spogliatevi delle cose vecchie, spogliatevi delle vecchie passioni, delle vecchie concupiscenze, lasciate da parte l'uomo vecchio morto. Noi non dobbiamo più dare spazio all'uomo vecchio. Se noi siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua,
noi possiamo essere partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Alleluia. Perché il corpo del peccato, vedete, il corpo del peccato è il corpo della morte. Il corpo che era schiavo, il corpo che viveva nelle tenebre, la nostra vecchia natura, il nostro vecchio essere, il nostro vecchio io, il vecchio carattere, è stato crocifisso con Cristo. E se noi ci identifichiamo in questa verità spirituale, fratelli e sorelle, noi potremo essere veramente liberi. Amen. Gloria a Dio, liberi da ogni cosa. Liberi da ogni cosa. Anche quelle cose, ascoltate, che sembrano innocue, ma non lo sono. Perché il diavolo è un ingannatore, il diavolo ti dice nella mente, e anche il vecchio uomo ti dice, no, ma quella cosa non è niente, quella cosa non succede, la puoi fare, la puoi guardare, e non succede niente se guardi una telenovela. Come non succede niente, fratello? Sono piene di adulterio le telenovele, per darvi un esempio, sono piene di demoni le telenovele, e vi dico in più, vi dico in più. Vi dico in più, ci sono telenovele in alcuni posti, mia moglie brasiliana lo può testimoniare, ci sono io non so perché sto parlando di questo, ma Dio sa in cosa. Ci sono telenovele, soprattutto in paesi come il Brasile, che sono consacrate a Satana, che dietro le telenovele fanno patti col diavolo, dove uccidono perfino bambini, e fanno sacrifici umani affinché quelle telenovele diaboliche che noi sgridiamo nel nome di Gesù abbiano successo. E le persone sono succube, la gente che non conosce Gesù, ma anche alcuni credenti purtroppo, vengono ipnotizzati da quei programmi diabolici. E il diavolo ti dice, vabbè, ma non succede niente, è un programma, ma non ti preoccupare, non succede niente. Ma il Signore dice, le piccole volpi danneggiano la vigna del Signore. Amen. Un po' di lievito guasta tutta la pasta, fratelli. Amen. Noi dobbiamo Alleluia. Vegliare, gloria a Dio, e con la potenza Alleluia. Della risurrezione Alleluia. Dobbiamo discernere quegli spiriti di morte, quegli spiriti cattivi, quegli spiriti ingannatori Alleluia. Che cercano di entrare nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e contaminare, fratelli, è così. Alleluia. Noi abbiamo bisogno, amen, dello Spirito di Dio per discernere. È la verità, e soprattutto in questi ultimi tempi, il nemico delle nostre anime cerca di intrufolarsi in mezzo a noi tramite cose che sembrano innocenti, tramite cose che sembrano innocue, perché il nemico è un bugiardo, fratelli e sorelle, è un ingannatore. E noi dobbiamo stare molto attenti in questi ultimi tempi per non perdere la corona. Alleluia. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore. Sii fedele fino alla morte, affinché nessuno ti rubi la tua corona. Amen. Perciò noi vogliamo stare attaccati alla potenza di Cristo risorto. Perché tramite il suo spirito noi possiamo ricevere ogni dono spirituale, ogni discernimento. Possiamo ricevere la potenza, fratelli e sorelle, di sconfiggere ogni spirito contrario, ogni desiderio contrario, di sconfiggere la vecchia natura peccaminosa che ci vuole portare in basso. Il vecchio uomo o la vecchia donna, il vecchio essere, la vecchia natura peccaminosa vorrebbe portarci in basso. Ma lo Spirito di Cristo vuole portarci in alto. Amen. Perciò noi dobbiamo aggrapparci allo Spirito di Gesù Cristo, allo Spirito della risurrezione, e lasciare che Lui ci guidi, e lasciare che Lui controlli la nostra vita, ci elevi, alleluia, verso la natura santa di Dio, dove noi possiamo vivere una vita vittoriosa. Per finire, quei due discepoli si stavano allontanando da queste verità e si erano dimenticati che Gesù Cristo doveva risorgere il terzo giorno, ed erano in cammino verso Emmaus, verso un luogo distante da Gerusalemme.
Sapete, il nome Emmaus, una volta ho ricercato, vuol dire acque calde. Potrebbe anche vuol dire acque tiepide. Ma noi non vogliamo le acque tiepide. Noi vogliamo l'acqua della vita. Alleluia. Non le acque calde di questo mondo, le acque infernali. Noi vogliamo l'acqua della vita. Alleluia. Noi non vogliamo le acque contaminate di questa Babilonia. Noi vogliamo le acque spirituali che vengono dalla fonte del Re dei Re. Amen. E del Signore dei Signori. Ma quei discepoli si stavano allontanando dal luogo della risurrezione. Avevano perso la fede, erano scoraggiati, sapete? Ed è stata così critica la loro condizione che loro non riconobbero neanche Gesù. L'abbiamo letto, mentre loro camminavano e facevano i loro discorsi, Gesù apparve lì in mezzo a loro, camminava con loro, ma dice che i loro occhi erano velati, non lo potevano riconoscere, non lo potevano riconoscere, non sentivano più la presenza di Dio, erano stati accecati. E Gesù stesso, alleluia, e Gesù stesso si presentò a loro. Gesù stesso si presentò a loro, voglio finire, sì, alleluia. Sì, Gesù stesso si presentò a loro, ma loro non lo riconoscevano. E Gesù disse loro: ma che discorsi state facendo per la via? Ma di che cosa state parlando? Perché dite queste parole? Noi non possiamo allontanarci dalla presenza di Dio, fratelli. Amen. Noi non possiamo perdere la fede, la visione della risurrezione. Perché se no cadiamo nella carnalità e iniziamo a parlare cose inutili. Iniziamo a parlare parole vuote. Parole carnali, parole che non edificano. Gesù disse: ma che discorsi state facendo? Ma di che cosa state parlando? Loro non lo riconoscevano più. E oggi ci sono cristiani che non riconoscono più il Signore. Vivono nella carne, vivono nella mondanità, vivono una vita sconfitta. Mi dispiace dirlo, una vita che non è la vita spirituale alla quale il Signore ci ha chiamato. Gloria. E cadono nei discorsi inutili, nei discorsi vuoti, nei discorsi che non valgono nulla. Ma noi vogliamo rimanere attaccati a Cristo risorto. Amen. E dice la scrittura che Gesù stesso iniziò a parlare con loro e a ricordare fin dagli antichi profeti tutte le promesse che parlavano di Lui. Alleluia. Amen. Gesù iniziò a ricordare loro le promesse di Dio, le verità spirituali, la verità della risurrezione. E Gesù dice che aprì loro la mente affinché comprendessero le scritture. Gloria a Dio. E questo è quello che noi abbiamo bisogno, di afferrare la potenza della risurrezione, cari fratelli e sorelle. Di vivere ogni giorno in contatto col Cristo risorto. Amen. Amen. Di sperimentare la potenza di Cristo risorto. Alleluia. Di sperimentare la potenza della risurrezione. Amen. Perché tramite la sua risurrezione noi abbiamo la completa vittoria. Amen. Amen. Noi abbiamo la completa vittoria. Alleluia. Perciò questa sera ricordiamoci. Ricordiamo ai nostri cuori, alla nostra anima, che Gesù Cristo è risorto. Amen. E che tramite quella gloriosa risurrezione anche noi possiamo avere ogni vittoria. Alleluia. Alleluia. E quando il Gesù risorto apparve ai discepoli e gli disse: ogni autorità, ogni potestà mi è stata data nei cieli e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni nel mio nome. Ecco, io vi do il potere
Io vi do l'autorità di calcare serpenti e scorpioni, di schiacciare ogni forza del nemico, e nulla vi farà del male. Poiché io vivo, anche voi vivrete, dice il Signore. Perciò, cari nel Signore, vi voglio incoraggiare con questa parola da parte di Dio, di afferrare la potenza della risurrezione. Non rimanere nel Cristo crocifisso, ma devi afferrare il Cristo risorto. Alleluia. Perché Lui è risorto. Lui è risorto. E in quel giorno della risurrezione una grande luce risplendette in quella tomba. Una grande luce, una grande potenza di Dio il Padre scese per lo Spirito Santo e Cristo risuscitò. Alleluia. E quella stessa potenza, quello Spirito che risuscitò Gesù dai morti, oggi vive in noi. Perciò afferra questa verità. Afferra questa verità. In questo momento vogliamo afferrare per la fede, fratelli e sorelle. Alleluia. Vogliamo aggrapparci al Cristo risorto. Vogliamo prendere forza nel Cristo risorto, nello Spirito della risurrezione. Prendi autorità questa sera. Alleluia, prendi forza, rallegrati. Alleluia, alleluia. Quando Gesù apparve a quelle donne, disse: ma perché piangete, donne? Io sono risorto. Perché cercate il vivente tra i morti? Io sono risorto. Ecco, Egli vi precede, come vi ha promesso. Egli vi precede. Alleluia. Cristo cammina davanti a noi. Chiesa di Gesù Cristo, non temere, non essere triste, non essere abbattuto, non permettere che le preoccupazioni di questo mondo terreno ti schiaccino, non permettere che le bugie del diavolo ti opprimano, non permettere che nessuno spirito maligno entri nella tua casa, ma vivi nella potenza di Cristo risorto. Alleluia. Abbi fede nella potenza di Cristo risorto. Alleluia. Dichiara la potenza di Cristo risorto su di te, nella tua famiglia, nella tua casa, contro ogni male, contro ogni spirito di morte, contro ogni spirito di infermità. Dichiara: il mio Signore è risorto e voi siete sconfitti. Satana è sconfitto, lo spirito della morte è sconfitto, la malattia è sconfitta. Alleluia. Le maledizioni sono state sconfitte, distrutte. Alleluia. Il vecchio uomo è stato distrutto, lo abbiamo letto. Afferra la potenza di Cristo risorto. Digli al Signore questa sera: Padre, riempimi della potenza, gloria, della risurrezione. Gloria. Io voglio vivere nella potenza della Spirito Santo che risuscitò Gesù dai morti. Io voglio vivere, voglio camminare, voglio pensare, voglio parlare con la potenza della risurrezione. Io voglio camminare in novità di vita. Voglio sconfiggere ogni peccato, ogni debolezza con la potenza di Cristo risorto. Voglio sconfiggere ogni paura, ogni cosa negativa delle tenebre. Alleluia, con la potenza di Cristo risorto, perché Egli ti precede, Egli ti precede, Egli cammina davanti a te. Non temere, non dubitare, non lasciare che i dubbi penetrino nella tua mente, perché il dubbio viene dal diavolo, il dubbio viene dalla vecchia natura peccaminosa. Scaccia via il dubbio, abbi fede nella potenza di Cristo risorto. Alleluia, 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 alleluia. Oh Signore, riempi i nostri cuori con la potenza del tuo figliuolo.
che è risorto. Vogliamo afferrare la potenza di Cristo risorto questa sera. Vogliamo aggrapparci a Cristo risorto. Alleluia. Colui che è l'Alfa e l'Omega, colui che ha le chiavi dell'Hades e della morte, colui che è il Re dei Re, il Vittorioso, l'Eterno, l'Altissimo, alleluia, colui che è la luce, alleluia, colui che è la potenza. Signore, manifestati, 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 Signore, perché tu sei vivente, alleluia, tu sei reale. Sì, Signore, in questa sera prendiamo autorità contro ogni demone, contro ogni pensiero, contro ogni bugia del diavolo che ci vorrebbe far vivere una vita miserabile, una vita debole, di stanchezza, di malattia. Signore, nel nome potente di Cristo risorto, noi sconfiggiamo ogni dardo del diavolo, noi spegniamo ogni dardo del diavolo per la fede nel risorto, nel vivente Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente. Noi sconfiggiamo ogni opera del diavolo nel nome di Cristo risorto, nel nome di Gesù Cristo risorto. Alleluia, che ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato, ha sconfitto le malattie, ha sconfitto ogni opera diabolica. Alleluia, alleluia. Attraverso le acque, io so che sei con me. E se cammino nel fuoco, la fiamma non mi brucerà. Nella valle dell'ombra temerò, sola non sarò, sola non sarò. Tu sei la mia guida, non mi lasci mai. Sola non sarò, se tu sei con me. Sola non sarò, sola
sola non sarò. Gesù, tu sei con me, tu sei la mia guida, non mi lasci mai. Sola non sarò, sola non sarò. Tu sei la mia guida, non mi lasci mai.